Ricordiamo la vicenda appunto di Saipem 12.000 quando per una vicenda del genere i francesi ci hanno mandato una caccia, una fregata, gli americani quando appunto sono stati minacciati gli interessi della Exxon ci hanno mandato una porta elicotteri e come loro di, di, di tutto e di più i turchi sono stati zitti e noi abbiamo mandato a controllare a, una, a una distanza solo una Fregata che però non ha potuto intervenire per ordini eh, dall'alto. Ma questo poi eh, potrebbe innescare un, un, un concatenamento un di, e di eventi che rischia di eh, farci più danno che altro. Sì, diciamo che, eh, come sempre, eh, quando si va diciamo in situazioni dove è possibile che ci sia un'escalation, ci sia una, un impiego della forza che naturalmente in mare può trasformarsi in pochi secondi da un'azione di tipo così quasi simulata, di puntare i diciamo puntare cannoni, puntare i sistemi di, di radar di punteria in modo che l'altra nave con, su, con gli apparati di guerra elettronica veda c'è un radar di punteria che sta centrando la nave, la sta inquadrando, diciamo, in una sorta di mirino elettronico e questo è chiaramente una minaccia, come dire, il prossimo passo potrebbe essere che apriamo il fuoco. Allora, si può passare da questo, poi effettivamente al lancio di, di un missile o, o veramente a, a usare appunto le armi più, eh, da, più importanti e a quel punto il numero di morti salirebbe moltissimo. ora rispetto, eh, siccome il territorio in questo caso non è violato, in generale le guerre mh, non è che scaturiscano per via anche di una situazione in mare anche grave, presso il fatto che comunque sono situazioni molto delicate e prima di andare veramente in una situazione guerriera eh, bisogna essere pronti come governo a aver fatto tutti i vari... Piani, cioè avere in chiaro che dice, cosa succede se queste navi effettivamente si prendessero a cannonate, cosa facciamo? Mandiamo dei cacciabombardieri, mandiamo un sommergibile, cioè c'è già un sommergibile sotto e può eh, poi intervenire. Ecco, cioè è chiaro che l'operazione: eh, quando uno estrae una pistola deve essere pronto a sparare, se uno estrae la pistola, la mostra credendo di fare paura, di solito si finisce ammazzata. Giustamente, però appunto abbiamo citato la Libia, ricordo che c'è un altro contenzioso con il governo, per modo di dire, libico, perché ormai di governi ce ne sono due come minimo, ma anche tre o quattro forse, se teniamo presente anche il NFZ, il fatto che già Gheddafi pretendeva di... Tenere come acqua interna, di considerare come acqua interna eh, tutto il golfo della Sirte e di proiettare poi, in seguito, quando è venuta fuori la Nazè, la Nazè a 200 miglia da. Lì, dimenticandosi poi tra l'altro che le 200 miglia non vengono sommate alle acque eh, ter territoriali o comunque eh, interne, ma è, è semplicemente quello è il limite massimo. Che le acque territoriali siano di 6, 12 o 24 miglia, non cambia nulla per l'ANZE. Eh, poi, eh, riguardo a Grecia e Turchia, ricordiamo anche, eh, mi, mi corregga se non sbaglio, che nel Parlamento turco aveva votato come casus belli l'estendere delle acque territoriali greche alle 12 miglia adesso sono ancora a 6 infatti c'è stata una protesta diplomatica quando si sono accodati nel settore occidentale Turchia e Italia per le 12 miglia Sì, e il caso libico è proprio un caso diciamo un case study perché la baia considerata una baia storica, una baia in, diciamo, quindi acque interne, la Sirte per esempio, veniva rispettata religiosamente dall'Italia che non mandava le sue navi in quell'area per non provocare le ire di Gheddafi che non dimentichiamoci negli anni 70 eh, attaccò con due cacciabombardieri una fregata, mi pare fosse il De Cristoforo, italiana. <coughs> che, sì, rispose al fuoco, però eh, non prima di essere stata colpita da un, un colpo da 30 mm eh, ferendo un nostro marinaio. La nave poi rispose al fuoco e il caccia se ne andò e la nave rimase in zona eh, diciamo per un po' e poi chiaramente rientrò in porto ma eh, per cui Gheddafi anche era assolutamente imprevedibile e lì c'era sempre una questione assolutamente come in tutte queste situazioni c'è sempre la valutazione complessiva dell'interesse nazionale nel cercare di imporre eh, la libertà di navigazione a fronte dell'interesse poi degli scambi economici e degli altri aspetti tra Italia e Libia l'America per due volte ha eh, ha violato, violato sistematicamente, ma in due volte ci sono stati cacciabombardieri che hanno cercato di avvicinarsi alle navi americane che stavano violando, eh, loro dal punto di vista libico, le acque interne eh, del Golfo del della Sirte e sono stati ingaggiati dalle, dai, dagli F-14 americani. Uno di questi eventi ha ispirato il famoso film Top Gun. E, sì. e, e chiaramente questo lo può fare e lo fa... Una nazione come gli Stati Uniti, che in quel periodo eh, erano ancora in una situazione di guerra fredda, poi sono quindi di, di multipolarità, di bipolarità, voglio dire, cioè di, di mondo diviso tra due grandi zone di influenza con altre zone confinanti dove un po' di scontri potevano avvenire, però comunque la Russia non sarebbe intervenuta a, a difesa della Libia, insomma, per difendere il diritto, delle, cioè la sovranità sulle acque interne, ecco. Quindi gli americani potevano operare senza timore di ritorsioni. La stessa cosa hanno fatto sempre gli israeliani, cioè gli israeliani compensano eh, diciamo, le dimensioni americane con eh, non solo possedere, così si dice, insomma, delle armi nucleari, ma anche avere una determinazione probabilmente quasi unica nel mondo. Di osare e di come dire, applicare l'occhio per occhio, dente per dente, dovunque sia nel mondo, sia tramite il Mossad, sia tramite le loro forze armate. Insomma, basta ricordare le incredibili operazioni eh, fatte con gli, gli F-16 per bombardare e neutralizzare sì, i reattori nucleari, gli strike fatti anche in Iraq e in Siria, insomma, senza non dichiararli necessariamente, insomma, cioè è chiaro che la determinazione e la credibilità è, è uno strumento importante. Insomma. Infatti, veniamo, a proposito, di una, anche di una credibilità, ma anche di una sostenibilità delle acque territoriali, anzi, delle zone economiche esclusive italiane. Se nell'Adriatico penso che le cose siano state risolte abbastanza facilmente parliamo di Slovenia e Croazia, a parte i contenziosi nel Golfo di Pirano tra Slovenia e Croazia, ma insomma sono fatti loro, noi potremmo al massimo fare da arbitri, e se sono stati appena risolti con la Grecia, come accennavamo prima, ci sono altri contenziosi con l'Algeria e con Malta stessa, oltre, abbiamo visto con la Libia. Ricordo che, appunto, non è una. Questione di lana Caprina, vedere quanto sono eh, profonde le acque territoriali, ad esempio, libiche. Eh, anzi, la zona economica esclusiva, perché ci sono nel settore orientale dell'Ana Libia, due zone: Rif 1 e Rif 2, eh, marine dove si sospetta, almeno si ne calcola, non ancora sfruttate, che le, le risorse di gas siano pari a quelle dell'intero Mediterraneo orientale. Quindi vediamo che, gli, che, gli, eh, come dire, che eh, le cose in ballo sono eh, molto forti, ma andiamo alla zona economica esclusiva eh, italiana e soprattutto quello che sta succedendo e che pretende l'Algeria, ma anche i contenziosi, anche se sono più so, sotto traccia con Malta o con altre nazioni. Beh, sì, eh, vale quello che diciamo vale un po' sempre adesso per la parte eh, pesca, laddove la zona economica esclusiva ha a che fare con la pesca. Eh, adesso, come dicevo prima, è l'Europa e non più l'Italia che deve confrontarsi con l'Algeria, perché è una materia trattata a livello europea, europeo. Per quanto riguarda invece gli aspetti legati appunto allo sfruttamento dei fondali, questo è eh, un tema scottante, importantissimo, sia per i motivi che l'hai appena citato, ma poi c'è un altro aspetto che è quello del passaggio dei cavi sottomarini eh, attraverso i quali passa internet, sostanzialmente il 90% dei dati eh, internet viaggiano sui fondali, ecco perché gli americani hanno sommergibili anche nucleari attrezzati. Con braccia meccaniche, sistemi eh, per poter intervenire e eh, ascoltare, prelevare eh, i dati, eh, diciamo, prelevare i dati da, 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 dai, dai cablaggi oppure interrompere, disturbare, eccetera. Ritengo che la stessa cosa, più o meno, eh, sappiano fare i russi ed è possibile che lo faccia anche lì, lo sappia fare diciamo, l'Inghilterra, la Francia, cioè le nazioni che sono particolarmente avanzate nella tecnologia subacquea e che hanno queste, queste grandi risorse. Per cui la sorveglianza dei fondali direi che è eh, altrettanto importante, se non più importante, della sorveglianza della ZE in termini di controllo di superficie, ecco, il controllo dei fondali ha una rilevanza economica oltre che di sicurezza ambientale altissima. Quindi ehm, questo è uno dei motivi per cui i droni, per esempio, eh, subacquei eh, autonomi con l'intelligenza artificiale oppure quelli anche diciamo, guidati via fibra ottica, eccetera, sono sempre più importanti. Insomma, mi piace ricordare che il PPA nella sua proprio concezione, è strutturato sotto il ponte di volo per avere non solo carichi eh, modulari, abitativi, ospedalieri, oppure per gommoni di recursori, ma anche ha delle aperture apposite per poter mettere in mare con facilità dei grossi droni proprio per la sorveglianza dei fondali. Quindi eh, è un tema, secondo me, eh, dove vale la pena veramente investire molto Ehm, perché è determinante per, anche per la diciamo, sicurezza nazionale, l'interesse economico nazionale e anche per la protezione dell'ambiente, insomma. Per cui, soprattutto ora dove le tecniche di eh, trivellazione diagonale consentono di andare a, a sfruttare giacimenti che sono addirittura molto vicini alle coste, proprio, quindi ben oltre il concetto di piattaforma continentale.